Questo sarebbe lo studio che ho improvvisato nel luogo dove mi trovo in questi giorni di convalescenza. È tutto a posto con il microfono, con il computer, con tutto allestito a tempo di record da Simone Alunni. Ci verrà utile lunedì mattina quando il morning show tornerà in diretta anche sulle frequenze FM di Radio Caffè. Non ci è utile stasera perché stasera non partecipo alla zanzara. Se volete sapere il perché, chiedete anche su Instagram a Giuseppe Cruciani. Ti sei rotto il cazzo già al primo secondo, Davide, non mi dire che ti sei rotto il cazzo già al primo secondo, se no mi arrabbio, eh. Non mi dire che ti sei rotto il cazzo dopo 20 secondi, no. Anzi, dopo qualche minuto dall'inizio della trasmissione. Non mi dire che Annuncio ti sei rotto il cazzo. Semplicemente che da oggi io parlo solo con persone munite di Green Pass. Quindi chi telefona deve dire di avere il Green Pass, io poi verifico e forse dopo inizio a interloquire. Forse. Cioè tu fai un razzismo nei confronti di quelli che non hanno il Green Pass, chiamalo, cioè nemmeno ci parli. Cioè con chi non ha il Green Pass non parlo chiamalo con chi non ha il Green pare. Pass. Hai il Green Pass? Sei ben accetto, discutiamo, ragioniamo, parliamo, eccetera. Dai, non hai il Green Pass o hai un certificato medico che ti permette di non farlo, perché ad esempio hai una malattia e dice non può fare il vaccino. Hai già passato i guai per quella frase sui rider di Bologna, quella frase che diciamo, non ho mai interpretata male. Frase adesso che hai detto un'altra cosa, male, esatto. Carico da 90, sì. Dici non parlo. Parlo solo, esatto. Sì, alla radio, parlo solo con le persone che hanno, ma sarà legittimo, posso scegliere, parlo solo con gli ascoltatori che hanno il Green Pass. Solo con... Poi no, se uno non ce l'ha perché ha un problema e non può fare il vaccino o non può cioè, fare tu con il uno tampone, come Meluzzi non vuoi parlare praticamente, uno come Meluzzi non parli. Beh, questo non lo scopri oggi, questo voglio dire, questo hai fatto un esempio sbagliato. In diretta da Roma, David Parenzo, buonasera. Perché mandano ancora in onda questa trasmissione? Perché io questo ancora me lo chiedo. Tu hai i contatti perché? Diretti con gli alti papaveri della Confindustria. Dunque... Ma io lo chiedo, anche al rinnovo l'ho chiesto, ho detto però perché l'ho mandato in onda? Ma firmi o no? Firmo. E allora dice perché lo chiedi? Ma perché la mandate? Vi ostinate a mandare in onda questo obbrobrio? Tu sai che vorrebbero, non farmi mandare in onda le parti più hot di sesso, ma sarà un discorso che affronteremo più avanti. Beh, oggi è una giornata politica importante. Vabbè, però a me mi ha dato fastidio la cosa di Draghi dell'altro giorno, mi ha dato molto fastidio perché passano sei settimane e continua la criminalizzazione assoluta di chi non si vaccina. La criminalizzazione assoluta è una vergogna. Ma ti sei vaccinato? È una vergogna. No, faccio e farò, e posso dirti, farò fino alla morte tamponi fino alla morte. Come fai tampone? Draghi, mi ha fatto incazzare questa storia qua dell'obbligo vaccinale, ma sulla base di cosa l'obbligo vaccinale? Tu lo sai che ci sono solo quattro paesi, il Turkmenistan, non so chi altro. Ancora con questa lista. Pochissimi ancora, paesi, dai, certo. Ancora certo. Con la lista. Calma, la che lista. Adesso arriva. Calma. Risentiamo questa cosa di Draghi che mi ha fatto incazzare. Ci sono solo quattro paesi al mondo, credo tra questi l'Indonesia, il Turkmenistan o altri paesi che hanno l'obbligo vaccinale. E lui dice che forse verrà introdotto l'obbligo vaccinale, ma quale obbligo vaccinale di cosa? Ma se hai l'obiettivo dell'80%, accontentati dell'80%, lascia il 20% di persone che non si sono vaccinate, no? Dai, su, vai. Penso che questo obbligo vaccinale possa essere introdotto e le volevo anche chiedere, si va verso una terza dose di vaccino come accade in altri paesi come Israele o la Germania? Grazie. Sì a entrambe le domande. Bellissimo. Ah, è bellissima la risposta, bellissimo. Il tipo di risposta. Bellissimo. Sì, a entrambe le domande, dunque non ci sono discussioni. Sai che io invece ho goduto. Quando io l'ho sentito, l'ho mandato. Io lo manderei 50.000 meglio volte. Una scopata, sì, meglio una scopata. Le domande. Sì, meglio di una trombata. Sì, quando lui ha detto guardando l'interlocutore. Ma no, adesso questo. No, però mi è piaciuto lo sguardo. Ha guardato l'interlocutore così. Sì a entrambe. Basta, finita la discussione. Sì a entrambe le domande. Alla fine piacciono. Bellissimo. Sono sì, quelli che decidono, quelli che decidono anche con autorità. No, sì, ma alla non fine c'è quelli che decidono con autorità, anche repentina, autorità. Con decreti. A sì, te alla fine piace entrambe le domande. A te alla fine sì, i tipi domande. Come il pelatone ti piacciono alla fine, dici di no, ma sì, alla fine questo per carità. Sì.
proposito sempre di criminalizzazione dei non vaccinati, Sileri, idioti i Novax che uccidono per... cioè questi la pensano tutti come te, cioè tu sei l'istituzione, capito? Tu sei le istituzioni, no, il buon senso, ma il semplice buon senso. Anche tu li chiami idioti, come Sileri, allora anche tu li chiami idioti, anche tu li chiami idioti quelli che non si vaccinano, i Novax o quello che sono degli idioti. Beh, dillo chiaramente. Mi pare evidente. Senti. Questi idioti, perdonate se li chiamo idioti, io consiglio di stare in silenzio, perché stanno uccidendo quelle persone che, un po' per cultura, un po' per paura, un po' perché non hanno un dialogo con il loro medico di base, un po' perché magari alcune cose non le capiscono, perché purtroppo anche questo c'è, che stanno portando a morte. Cacciare i Novax dall'Italia a calci nel sedere. Tu questo sei, vuoi cacciare dall'Italia i Novax? Lo dice Sileri, cacciare i Novax a calci nel sedere, vergogna, vergogna. Una volta lo ammiravo Sileri, cacciare i Novax a calci nel sedere. Sileri. Ma che cazzo vuol dire? Bravissimo, ma che vuol dire? Ma che roba è? È una cosa che non è ancora obbligatoria, tu vuoi cacciare la gente a calci nel sedere? Ma che roba aspetta, è? Con calma, con calma. Con quali stivali? Magari con gli stivali e con la divisa bruna. Lascia stare la divisa bruna. Qui stiamo combattendo la pandemia. No, e tu sei dall'altra parte. Ma quale altra parte? Noi siamo gli americani che sono sbarcati per difenderti. E tu sei dall'altra parte. Tu sei Salò. Tu sei nella grande metafora Salò. Perché combatti chi combatte la pandemia. Stai dicendo che i Novax sono come quei, come si chiamavano? Quelli della Repubblica di Salò. I repubblichini si chiamavano. Stiamo vivendo più o meno la stessa identica cosa nel nostro quotidiano, non spingendo le persone alle vaccinazioni per delle stupidaggini. Cioè, se fossero delle cose razionali, lo potrei anche capire, ma sono delle stupidaggini, che queste persone dovrebbero essere cacciate a calci nel sedere dall'Italia. Bravo. Questo vuole cacciare la gente che non si vaccina, che non è obbligatorio, dall'Italia. Vuole cacciare dall'Italia un sottosegretario, un vice ministro, vuole cacciare dall'Italia gente che rispetta la legge. Questo è gente che rispetta la legge, perché chi non si vaccina rispetta la legge fino a prova contraria. E questo vice ministro vuole cacciarli a pedate nel sedere. Si dovrebbe vergognare di questa roba qui. Vergognare. Io sono contro qualsiasi tipo di violenza, anzi chi usa la violenza anche virtuale è un coglione, però certe cose vanno dette anche con pacatezza. Se uno vuole cacciare dall'Italia a pedate nel sedere uno che rispetta la legge, a mio parere è un cretino, a mio parere è lui il cretino. No, ma non è che non rispetta, gli idioti ci saranno sempre, se uno è idiota ci sarà sempre. Io non dico che sono idioti Novax, assolutamente, anche quelli più militanti, ci sono alcuni estremisti eccetera, ma è gente che va rispettata. A me mi hanno minacciato di morte, ma è rispettata. Voglio dirti David, che queste minacce di morte, a parte il caso Bassetti, minacce che sostiene di essere stato rincorso, le ho denunciate alla polizia, nessuno ti leggo cosa mi hanno scritto. Nessuno ti viene a cercare sotto casa. Questi quanto qua è tutta roba virtuale. Quanto sarà bello quando dovrei andare in giro con la scorta. Ancora farai la fine del tuo amico girostrada. Mi hanno scritto Guarda, ti rileggo tutti. Ma magari, tranquillo, non sarà a Norimberga, ma succederà, non preoccuparti, ti veniamo a cercare a casa. Presto o tardi succederà. Ma me le hanno scritte queste minacce, questi maledetti. Ma hai fatto anche, sei andato a cercare nomi e cognomi e hai denunziato tutti? Denunziato chiunque, sono risalito a questi. Guarda, questo ad esempio vi ha scritto Eichmann Parenzo, Göring Galli, Mengele Bassetti, per tutti condanna a morte appesi per il collo. Questo mi hanno scritto. Ma questo lo hanno rintracciato, questo che ha scritto questa roba o no? Lo hanno rintracciato o no? Mi auguro, penso di sì, mi auguro. Ma quello di che sì, ha fatto la foto di Norimberga, con tu che eri nel palco, sì, con hanno sostituito le facce. A fianco ha delle personalità enormi, peraltro, no? C'è Buglioni, c'è Burioni, esatto, in una compagnia splendida per sì, solo che Norimberga, sai, evoca alcune solo cose che, esattamente non è stato una cosa simpatica. Sì, però sti cazzi proprio per niente. Fai il è tutto per il Green Pass, tutto per la libertà. Cioè, noi stiamo facendo di tutto per tenere aperta l'Italia e fare sì che non si richiuda, che i nostri ragazzi vadano a scuola, che le imprese continuino a produrre, che Confindustria
Russia torni a avere quella grande centralità che ha nel paese, chiudendo questa trasmissione. E dentro la radio della Confindustria c'è un Ascaro, perché tale è, c'è un repubblichino che sta combattendo dall'altra parte, che sta combattendo contro ciò che consente di riaprire il paese. Non dire cazzate, io sono contro il Green Pass, contro l'obbligatorietà del vaccino, punto e basta. Non dire cazzate, non dire puttanate, fermi là. Ma il Green Pass non c'è contro vaccino. Il Green Pass, come no? Attraverso il Green Pass volete convincere la gente, obbligare la gente a vaccinarsi. Ti fai il tampone, ti danno il Green Pass. Ti fai il tampone, ti danno il Green Pass. Pareggio, attacca! Cruciani, ma come cazzo ti sei ridotto? Da difensore della libertà, da anticonformista, dal tutore del faccio quello che voglio, ti sei ridotto a emulare quei giornalai della destra populista, ma forse è un'offesa anche ai giornalai. Mamma mia, come ti sei ridotto male. Ciao stronzo, David, tieni duro. Allora, quel coglione che parlava del sottoscritto insieme ad altri giornalisti della destra populista, queste cazzate che dice Parenzo, vediamo, populista, vediamo cosa pensa dello storico molto bravo, molto reputato, molto inseguito, diciamo, da varie testate, che si chiama Barbero. Sì, conosco benissimo, grande intellettuale. Assolutamente, che è contro il Green Pass all'università, in generale contro il Green Pass obbligatorio, insomma, contro, credo anche contro la vaccinazione obbligatoria, eccetera. Sbaglia. Compagni che sbagliano, diresti tu, no? Adesso quello, diciamo, veniva usato negli anni del terrorismo. Quindi non mi permetto. Però persone che sbagliano sicuramente. Sentite Barbero, sbagliano. Quando vanno un po' leggermente contro, diciamo, la grande narrazione che il Green Pass serve a fermare la scienza, il vaccino. Io parlo di Green Pass, no, del vaccino, parlo del Green Pass. E comunque, ancora una volta ti dicono: vediamo se avete la forza di metterlo obbligatorio questo vaccino. Vediamo se avete la forza dell'obbligatorietà. Sì. Vabbè. Poi naturalmente un altro motivo per cui si finisce all'inferno è quando si è ipocriti. E cioè non si ha il coraggio di dire le cose come stanno. Un conto è dire: signori, abbiamo deciso che il vaccino è obbligatorio perché è necessario e di conseguenza adesso introduciamo l'obbligo. Appunto. Io non avrei niente da dire anch'io su questo come segretario. È un conto è dire no, che non c'è nessun obbligo, assolutamente, per carità, semplicemente non puoi più vivere, non puoi più prendere i treni, non puoi più andare all'università, eccetera, però no, non c'è l'obbligo nel modo più assoluto, perché il vaccino serve davvero e il Green Pass serve per questo, non per indurre la gente a vaccinarsi col sotterfugio, assolutamente no, per carità, ecco. Io credo che Dante il girone degli ipocriti avrebbe trovato modo di riempirlo fino a farlo traboccare, scegliendo fra i nostri politici di oggi. Dimmi se non ha perfettamente ragione. Cioè, ragione. In alcun modo. Si invoca la libertà per sottrarsi al vaccino mettendo a rischio la vita degli altri. Questo lo dice Sergio Mattarella. Qualsiasi cosa che dice allora, Mattarella va bene. Signori miei, a parte la tua religione, hai due dei, come si può dire così? Persone che sono Mattarella. Credo nelle istituzioni e nella scienza. No, ne ho due. Le istituzioni e la scienza. Le istituzioni e la scienza. Ora, queste polemicucce che fanno alcuni intellettuali, tra i quali Massimo Cacciari, Agamben, Carlo Freccero, adesso anche il professor Barbero, in cui dicono Green Pass si pongono delle domande, si fanno delle domande. Il vaccino non è più possibile farsi delle domande, dai, su. Il vaccino non ti manda in terapia intensiva, è un dato di fatto? Sì, non ti vuoi fare il vaccino che lo Stato gratis ti dà? Ti fai il tampone. Senti quest'altro...